Bentornati sul canale di Tappeti Sonori e benvenuti alla 30ª puntata dei Mutorial. Sigla! Oggi è il 29 settembre, non potevamo non cogliere la palla al balzo. Dico non potevamo perché i Mutorial sono sempre opera mia, di Walter Muto, ma anche di Ivano Conti, dietro le macchine da presa, il montaggio audio e video e realizzazione nello studio Tappeti Sonori, qui a Bresso. E quindi non potevamo non cogliere la palla al balzo di proporre proprio questa canzone. 29 settembre, uno dei capolavori di Mogol Battisti. Non solo uno dei capolavori, ma anche il terzo testo in assoluto che Mogol scrisse per Lucio Battisti. Dopo Dolce di giorno e per una lira, come viene riportato nel podcast L'avventura, che potete reperire, il podcast proprio di Mogol, questa canzone è proprio la terza che Mogol scrive. In realtà questa canzone avrà poi una storia, una gestazione molto lunga, ma prima di parlarvene vi ricordo che da un certo periodo abbiamo attivato insieme ad Ivano Conti un Patreon che è la maniera per sostenere i nostri Mutorial. A questo proposito vorrei ringraziare intanto Marco De Vita e Silvio che si sono per primi iscritti e che si meritano appunto la citazione. Beh, torniamo alla canzone quindi. Come al solito farò riferimento a due testi che sono Mogol Battisti, L'alchimia del verso cantato di Gianfranco Salvatore e un altro libro di Luciano Ceri, Pensieri e parole. La discografia commentata di Lucio Battisti. Non so se siano più reperibili, magari su eBay o da qualche parte. In ogni caso contengono notizie davvero interessanti riguardo proprio a Lucio Battisti e alla sua opera. E proprio Luciano Ceri definisce questa canzone un vero e proprio capolavoro. Una canzone assolutamente semplice, ma voi sapete che i nostri Mutorial sono sia dedicati a chi vuole imparare la canzone, ma ci piace anche raccontare un po' la genesi e la storia di una canzone. Appunto, una genesi abbastanza complicata perché pur essendo il terzo testo scritto da Mogol e quindi probabilmente scritta all'inizio dell'autunno del 1966, questa canzone vede la luce solo l'anno dopo e non ad opera di Lucio Battisti, ma nel marzo 1967 ad opera dell'Equipe 84, band di Maurizio Vandelli, in formazione tipo con Franco Ceccarelli all'altra chitarra, Victor Sogliani al basso e Alfio Cantarella batteria. Se andate su YouTube e cercate questa canzone nella versione dell'Equipe 84, trovate un video tratto da un film, I ragazzi di Bandiera Gialla, dove si vede appunto anche graficamente, diciamo fisicamente, la psichedelia che in quegli anni imperava, no? Quindi certi un tipo di vestito, una certa iconografia, una chitarra a 12 corde, perché è di questa chitarra che stiamo parlando sia nella versione dell'Equipe 84 sia in quella uscita due anni dopo ad opera dello stesso Lucio Battisti, che riprende la canzone. Per la verità c'è un'atmosfera sognante dentro questa canzone che penso che sia molto conosciuta, quindi sto dicendo cose note, parla di un tradimento. Un tradimento avvenuto in un giorno e poi subito dimenticato tornando dalla amata, diciamo così. E Mogol ha un'idea geniale, quella di dividere il racconto di questa canzone in due giornate, quella in cui accade il tradimento e quella in cui risvegliandosi l'autore del tradimento non lo confessa, ma chiama subito la sua amata, insomma, e la canzone finisce appunto sfumando e ripetendo appunto un nonsense, t'amo, rido e tu non sai perché, non sai perché io sia così euforico, e così la canzone si conclude. Abbiamo parlato di psichedelia, molto più presente nella versione dell'Equipe 84, mentre torna un po' nella direzione della canzone d'autore un paio d'anni dopo Lucio Battisti. Nel mezzo, fra il 67 e il 69, c'è stato anche Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Ve lo dico perché se andate invece ad ascoltarvi la versione di Lucio Battisti, sentirete degli archi, sentirete un fagotto, sentirete un pezzettino, un accordo un po' in più, e allora nella versione che poi vi eseguirò
grosso modo ci saranno un po' tutte queste cose mescolate. Allora, come si apre la canzone? In tutti e due i casi con... Questo è l'intro dell'Equipe 84 con un Re sus 4, D sus 4 che risolve. In Battisti è... affidato ad un'altra scansione ritmica, diciamo, ma i due accordi sono sempre quelli. Appunto, l'accordo sospeso dà un senso di sospensione. Per la verità nella canzone poi non c'è tantissimo di chitarristico, è una canzone... Anzi, è uno dei mutuali che può essere dedicato magari anche a chi incomincia ad approcciare lo studio della chitarra acustica o dell'accompagnamento, perché gli accordi sono relativamente semplici e relativamente pochi. Seduto in quel caffè, La maggiore. Io non pensavo a te. E di nuovo Re quarta, D sus 4 che risolve. E di nuovo La, Sol e Re. Poi d'improvviso lei sorrise. Di nuovo La e Sol. Ecco, qui c'è un passaggio che mescola un pochino le carte, che è un passaggio classico da Sol maggiore a Mi minore, e passando appunto dal basso di Fa diesis, quindi sulla sesta corda, e poi di nuovo si risolve a La. Armonicamente non c'è molto di più. Diciamo che succede qualcosa in più nella canzone, nella versione, scusate, di Battisti, dove nella parte centrale della canzone, prima della seconda parte, quindi del secondo giorno del racconto, non ci fosse che lei piazza un Do maggiore e poi un La maggiore, che porta proprio a quell'ingresso del pop, popo, po, popo, del fagotto, che richiama tantissimo appunto certe orchestrazioni di George Martin per i Beatles. C'è un aneddoto curioso anche sull'arrangiamento di questa canzone, perché Mogol e Battisti, in teoria, poteva essere un grande successo per Battisti, che era proprio agli inizi della sua carriera, ma viene appunto affidato un arrangiamento a Mariano Detto, un grande arrangiatore di quell'epoca che aveva appena... rotto con il clan di Celentano, con cui aveva un rapporto di esclusiva, e quindi decide di incominciare a fare questo arrangiamento, ma a un certo punto gli telefona Battisti, dice lascia perdere l'arrangiamento perché la diamo all'Equipe, quindi si occuperà dell'arrangiamento Maurizio Vandelli. Mariano Detto cerca di convincerlo che sarebbe stato un grande successo, ma lui decide appunto, all'inizio Battisti si vedeva molto come autore, anche perché veniva molto denigrato nella maniera in cui cantava, ma questa voce non impostata, non uguale a quella dei grandi cantanti dell'epoca, ma addirittura quella di Maurizio Vandelli, che è molto simile per certi versi e anche nello stesso range, otteneva più o meno lo stesso effetto. Ma l'Equipe 84 era un gruppo molto di successo in quel momento, quindi lui si vedeva più come autore in quel momento e decise di affidarla all'Equipe 84. Maurizio Vandelli, responsabile dell'arrangiamento, viene invece estromesso, anche questo è un altro aneddoto sempre attinto da quei libri, dalla fase di mixaggio, che viene affidata ad un giovane Sandro Colombini. Diventerà da lì a poco, anzi lo era già, uno dei più importanti produttori della musica italiana. Quindi non c'è molto di più in realtà nella canzone. C'è questa frase che io accennerò fra un accordo e l'altro, che viene affidata a diversi strumenti a seconda delle versioni, però tutto sommato la canzone è tutta qui. È stato forse più interessante in questo caso raccontarla, torneremo a cose magari più chitarristiche nei prossimi tutorial. Sicuramente il suono della 12 corde è molto molto caratteristico e c'è in entrambe le versioni. 12 corde, penso che sia cosa nota a tutti quelli che ci seguono, ha due corde, diciamo, alla stessa ottava, la prima e la seconda. Dalla terza corda, quindi dal Sol, ad andare verso i bassi, le corde sono invece, si dice, ottavate, cioè la seconda corda, la corda doppia, ha una corda più piccola, insieme al basso, che suona la nota un'ottava sopra. E questo è il motivo per cui il suono della 12 corde risulta molto più pieno, molto più grosso, insomma, è molto particolare.
Beh, io direi che ringraziando ancora una volta Marco De Vita e Silvio che ci sostengono su Patreon, ne parleremo meglio nella prossima puntata, vi eseguo a questo punto la canzone nella sua versione originale, presa in parte dall'Equipe 84 e in parte, forse un po' di più, dalla versione di Lucio Battisti che è stata registrata 2 anni dopo, quindi nel 69. Grazie a tutti per averci seguito. E alla prossima. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio a lei, stretto verso casa, abbracciato a lei, quasi come se non ci fosse che quasi. Come se non ci fosse che lei. Quasi come se non ci fosse che lei. Come se non ci fosse che lei. Svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono. Parlo, rido e tu non sai perché. T'amo, t'amo e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché. T'amo, t'amo e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché. Parlo, rido e tu non sai perché.